Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo one shot. Resident Evil 2 demo, ovviamente, uscita ieri sera, l'11 gennaio 2019, si spiega da sola. È la demo del remake in HD di Resident Evil 2. Quindi stessa operazione compiuta anni fa su GameCube con il primo Resident Evil, pazzesco. Questo, diciamo, questa nuova versione è una cosa che i fan chiedevano da tanto tempo a Capcom. Dopo vari tentativi, spin-off e cose simili, finalmente si sono decisi ad accontentarci tutti. E come accadde 2 anni fa con Resident Evil 7, il cui video è del fine gennaio 2017, ci troviamo a una nuova demo dell'ennesimo survival horror di Capcom. Ho già settato un po' di impostazioni, quindi dovremmo essere a cavallo. È una demo limitata, dura 30 minuti, noi giocheremo un po' meno. Per Leon e Kennedy doveva essere soltanto una breve sosta, l'ultima fermata a una stazione di servizio appena fuori città. Non avrebbe mai immaginato di rimanere circondato da un'orda di zombie. Assieme a Claire Redfield, una ragazza da poco incontrata, Leon riesce a raggiungere Raccoon City, ma è subito costretto a separarsene a causa di un incidente. Dopo aver evitato innumerevoli pericoli, Leon riesce a raggiungere la centrale di polizia di Raccoon City. Potrà ora considerarsi al sicuro? Spoiler, no. Ed eccoci qui. Esplorare la rete principale. La stazione della polizia di Raccoon City. Come Ehi non l'avete là! mai vista? Non c'è nessuno? Come non l'avete mai vista? La voce mi dice qualcosa. È un doppiatore che conosco di sicuro. Vediamo cosa c'è. Oh, iniziamo bene. Proiettili. Ah, ecco cosa questa. Giustamente non si può salvare sulla cara vecchia macchina da scrivere. RPD. Ci deve essere qualcuno. Spari. Morbin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Ah, ok. Corridoio est. Giusto. Devo trovarlo. Chi è il doppiatore, ragazzi? Ah, baule. Caro vecchio baule. Una delle meccaniche più stronze, tra virgolette, della serie. Che però, ragazzi, pur non avendo nessun tipo di realismo, funziona benissimo. Va bene, dobbiamo raggiungere la guardiola. I bauli del teletrasporto. Cacchio, la grafica stranamente regge così bene anche sul mio PC. Probabilmente non è il massimo. A vederla così e anche le texture non sono proprio. Entriamo. Dove cazzo vai? Ma fatti i cazzi tuoi, amico mio. È schifo. Ah, che figata, si può puntare la. Allora, la torcia la accendi in automatico quando si trova al buio. Ed è possibile puntare. Ah, cosa c'è qua? Ok. Cosa dovremmo mai metterci? Non ce l'abbiamo, ovviamente, il classico fusibile di Resident Evil.
Comunque i dettagli sono spettacolari. Non è il mio Resident Evil preferito, il secondo, ma poco ci manca. Oh cazzo. No, niente. Un paio di scarpe. Giusto, c'è una pozza d'acqua allagata, con il rischio di prendere la scossa, togliamoci le Coraggio. scarpe. Vediamo se riesco un attimo. No. Perché c'è un po' di contrasto strano. Luminosità. Proviamo ad abbassare un attimo. Ok. No, non lo so, è ancora troppo luminoso. Vabbè. E qua? La sala conferenze? Un interruttore. Ah, così si corre, ok. Non mi fa impazzire. Il correre premendo la levetta analogica, mi è sempre dato fastidio quel controllo. Come mi dà fastidio dover saltare premendola in Dark Souls 3, ad esempio. Non si può interagire con niente qua. Ma c'è una porta sprangata. Ok, questo per spostarlo. Mini quick time event. Anzi, comando contestuale. Niente. Un co corridoio. Barricate. Una porta. Si apre? Sì. Il cesso, ok. E qui. Salterà fuori lo zombie. No. Dai, non è fatta male l'acqua, dai. Niente ciò. Che cos'è? Ottimo. Ottimo lo spray. L'altro ragazzi regge benone il PC. Sono molto contento. Perché questo può voler dire solo una cosa. Io lo so che questi si alzano ovviamente, c'è una luce che viene dalla porta. Dove cazzo è? Questa non si apre. È lì dentro? Era qua dentro. Ti faccio uscire! Ha cambiato voce? Dai. Aiutami! Ti prego! Aiutami! Chissà perché, so già che doveva finire. No. Ehi, Ale. Certo. Che strano.
Ma davvero? Che schifo. Che pelo. Aveva in mano un quadernetto. Ah, ok. Rimettendo i tre emblemi della statua, cioè si va al parcheggio. E qua, degli indizi per chissà che cosa. Una corona, un leone, una capra. E basta, solo due pagine, ok. Gli uscirà tornato principale, va bene? Ma va? Ops, op, cazzo! Ok, la mira non è proprio il massimo. Sarà da sistemare un po' la sensibilità. Morto? Per essere sicuro. Non è morto, cazzo! Dai, no, 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 no,
Dai, dai. Cazzo. Ok, siamo a giallo. Come... sprechiamo un po' più, mi raccomando. Ricarichiamo così. Ok, ma non muore ancora. Quanti ce ne vogliono? Oh. La testa è andata. Ah, che stronzo. Ah, noi non possiamo spaccare i vetri, va bene. Ricarichiamo. Testa. Oh, ma che diavolo. 4 colpi abbiamo ancora. E non si rialza, ok. Questa non si apre. Ah, qui ci chiede di fare qualcosa con la finestra. Non abbiamo oggetti da usare, però. Se incontriamo altri zombie adesso siamo fottuti. E ok che l'abbiamo limitato. Eccoli lì, proprio davanti. Sprechiamoli, dai, 2, 1. Ale, un colpo su 4 sprecati. Bene, adesso. Cazzo. L'armadietto. Vediamo una cosa. No, non c'è nessun prompt di comando che ci... oh, configurazione comandi. Attacca, cambia munizione, schermata, inventario, ricaricare, foldare, voltarsi, interagire, orientare, interazzare, cambia arma, camminare, correre, mirare, strada secondaria, aprire mappa, menu di pausa. Non c'è una mazza che ci dica come eventualmente contrattaccare fisicamente senza la pistola. Va bene, schiviamo. Eccoli, schivatissimo proprio. Vaffanculo. Corri, corri, corri. Che culo. Facciamo che magari mi curo. Sì. Oh, normale. Dove ca... porca... Bene, ragazzi, questa... No. Niente, no, no, no. Non si può rimandare, non si possono respingere, diciamo, gli zombie a mani nude. Ah, abbiamo fatto il giro, ma vaffanculo. Corri, 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 corri. Dai. Eh sì, incastrato. Vai, vai, vai. Eccolo lì, lo sapevo io. Ecco tre. No, no, no. Chi è? Grande. Testa spiaccicata. Sei al sicuro? Per ora. Il tenente. Marvin Brann. Leon Kennedy.
c'era un altro agente, io Me lo ricordo dell'originale. alzati. Come potete Non ho capito immaginare, niente. non fa una bellissima fine, vista la Sono certo ferita. che hai fatto del tuo meglio, Leo. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. E vabbè, fin Avrei lì. dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Fortunello. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon, il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! Oh, finalmente. Non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Che ricordi, ragazzi, che ricordi. Oh, quindi come nel remake del primo possiamo anche usarlo per contrattaccare quando veniamo afferrati. Benissimo, più sfodera e fendente. Occupa uno slot, ovviamente. Proviamo. Ok, quindi teniamo premuto e ok, uno. Va bene, però bisogna tenere premuto il left trigger. Perfetto, qui ci sono i medaglioni che dovremo inserire secondo il taccuino. Porta chiusa. Vediamo di sopra, accelero un pochino il passo ogni tanto magari perché abbiamo poco tempo per giocare. E la demo è giocabile solo una volta, finiti, cioè magari se dovessimo morire potremmo rigiocare per i restanti minuti. Ok, dei simboli. Ah, te lo dice, proprio così, perfetto. Track. Una corona, un agnello, una capra, un uccello, un cantore, un unicorno. Corona, leone, capra. Vediamo se ci sono i simboli corrispondenti però. In che ordine poi? Proviamo. No, no. Corona. Leone. E la capra. Ah, fatto. Comodo, un dispenser di medaglioni. Adesso usiamo gli altri sono un uccellino, una rondine, una faccia e la cetra. E ci sono in effetti i tre simboli, ma non ce li fa inserire. Basta? Qui ce ne devono essere tre. Cioè, almeno due in realtà. Porta chiusa e non c'è niente qua in fondo, va bene. Che bella, ragazzi, che figata. Rivedere con questa grafica la stazione di polizia non è da poco. La trovo un pochino vicina alla visuale della telecamera.
C'era un'altra porta? Sì. Chiusa. Ah, quella di prima aveva il simbolo dei fiori, questa è i picche. Se non sbaglio. Oh, meno male. Combiniamoli. No. Proietti 9 mm per pistola. 9 mm, 12 colpi. Ah no, no, ho capito forse. Ok. Si ricarica manualmente da fuori. Comodo. Spero che aggiusteranno alcune cose che ho sempre trovato idioti in Resident Evil. Ah no, qui ce ne sono già stati. Ad esempio, trovare dei proiettili e metterli subito nella pistola. Non mi farebbe schifo. Con l'inventario pieno. Se abbiamo una pistola vuota. Qui mettiamo un... Ah! Quindi Elliot aveva ragione. Ah, grande. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Ottimo, ci siamo liberati uno slot, visto che ne abbiamo solo 8. Quella è la porta. Giustamente. Ma no, un attimo. Se l'hanno sbarrata quella roba. Non è Chi? così che immaginavo il primo giorno. E vedrai che non sai cosa ti accadrà ancora. Ma se quello era stato scocciato per non essere utilizzato. Per quale cazzo di motivo? Ok, 12 più 4 rimanenti, va benissimo. Cosa non era chiaro nel messaggio? Pannello chiuso, sigillato. Ah, merda. Allora, Capcom ha detto che questo non sarà un port 1-1 dell'originale. Erbette, perfetto per curarci. Ma io mi ricordo che corridoio c'era da questa parte. Fin troppo bene me lo ricordo. 20 minuti giocati, ok. Ancora 10 minuti, ragazzi. Che bellezza. Un cadavere c'è. Cioè. Sarà vivo? Temo di... No. Ok, no, non possiamo ferirlo. Ah, ma non prende la radio, vuole vedere cosa gli è successo, ma che schifo. No, no. Ah, non credo che un essere umano abbia tutte quelle schifezze dentro la testa. No, 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 se viene giù urlo, ragazzi. Cazzo. Ah, affanculo. Ah, si può infierire. Ok, basta. Fiori. Prima era picche tutte e due, non fiori e picche. Chi non ha le porte delle stanze della stazione di polizia con delle chiavi così. Aia. Io sto corridoio me lo ricordo. Nell'originale saltava fuori una cosa molto carina rossa e dalla lingua lunga sul soffitto.
Porca puttana, che spavento. Se gli sparo adesso non mi serve perché non posso rompere il vetro. Proseguiamo. Ecco, lo sapevo io che entrava, sto stronzo maledetto. Piano, piano, piano. Proviamo col coltello a vedere. No, 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 no. LBL. Ah, giusto. Ok. Oh. Però me lo voglio riprendere quel coltellino. No, no, che cazzo. Sprechiamoli, mi raccomando, Edo, bravo. Oh, è andato. Coltello, bravissimo che lo riprendi. Sei colpi. E non stiamo messi bene, anche se abbiamo un'erba verde. Questa si apre, ma aspettiamo un attimo. Di cosa c'è? Niente. Ok. Vedete, è un po' troppo vicino alla visuale delle spalle. La visuale rispetto al personaggio. Perfetto. Weapons locker. Oh, che gioia. Munizioni. Perfetto. Ok, peccato perché di averne uno in più e non avere l'inventario totalmente libero, ma non importa. È un colpo in più. Ok, rapporto. Convertire la centrale rifugio da un po' una casa di violenza in città è stato ordinato tutto il personale della priorità assoluta della sicurezza dei cittadini. Più civili possibile. Nel cuore della notte sono stati attaccati dai rifugiati. Ma va, ha ucciso la gente e figli altri tre. Crisi di nervi dovuta al forte stress. Sicuramente crisi di nervi. Nord ha saltato la centrale, le vittime intorno alle 13 ha verificato un altro violento scontro. 12 persone morte, vabbè. Soliti bollettini da apocalisse zombie. Oh, una mappa, non ce l'avevamo già? Ah no, un pezzo in più. Allora, armadietti, io andrei lì. Visto che abbiamo la locker room. E la sala conferenze è rossa? Che vuol dire in esplorazione. Ah, ottimo, ottimo. Come nei remake dell'1. Vuol dire che ci sono ancora cose da fare in quella stanza. Quindi andiamo a sinistra e ci dirigiamo agli armadietti. Come però? Questa è chiusa con catena, va bene. Ma è quella rossa, perfetto. A destra dobbiamo andare adesso. Lì. Ah, lì sopra? Sì, esatto. Cazzo. Dobbiamo girare l'angolo sulla sinistra. Va bene. Sì. Bravo, comparti le merendine, che è già grasso abbastanza. Ok, oh, locker. Enter locker number. Ok. Ah, eccoli qua i numeri 102, 103. 1, 1, 0. Ma, ah, porca troia, non ci sono il 2 e il 3. Ma vaffanculo. Ok. Vediamo se c'è qualcosa in qualcos'altro. Qualcos'altro, ma dietro. Entri, stronzo. Lo sapevo io. Uno, testa. Headshot. 3, vediamo quanti ci mettono a morire. 4. Ok, 4 headshot con una con la pistola base dovrebbero bastare. 106. Sembra vuoto. Ok.
Aperto. Qui cosa c'è? Tasto di ricambio, sì, certo. Sai che mi riferisco a coglione, chi sarebbe? Qualcuno ha smanettato sui tasti. 202. Due zero otto. Oh, che bello. Vai. Cosa vedono i miei occhi? Munizioni per shotgun e il fucile a canne mozze. Quanta gioia. Oh. E adesso ovviamente ce lo fanno usare subito. Su un altro poliziotto. Non è quello di prima. Senza un braccio abbiamo sprecato un colpo. Headshot! Figata. Che sensazione di... Ah, qui pigliamo un rullino che chiaramente andrà sviluppato nella camera oscura. 103, 102. Niente. Però di là c'era il 106, 108? Ah no, vediamo. Ah certo, no, che pirla. Ah no, giusto, non posso farlo perché mi manca il 2 per fare il 208. Già, ero quindi se aprissero a coppie. No, non credo che... infatti, no. È il 208. E non possiamo farci niente. Ah, 4 secondi mancano, ragazzi. E vediamo come... Ok. Grazie per aver giocato. Che figata, ragazzi, che figata. Continua l'avventura del gioco principale. Sì. Localization tool support X-Lock. Ma dai. Ok, scusate, la deformazione professionale, quindi... Non l'hanno tradotto loro, ma hanno, il supporto l'hanno dato. Bene, scusate. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Un po' di spoilerini, però spettacolo. Aspetta. This is Hunk from Alpha. Man, I thought you were all grande Hunk. Lo sapevo. Sono dei babbazzi. Il tofu da sbloccare. No. Ragazzi, che figata. Che figata. Che figata, bellissimo. Il fatto che la demo regga così bene mi fa ben sperare, quindi fine mese si avvicina presto e vedrò in base alla qualità di questo video se varrà la pena fare anche un let's play del gioco, ma sono fiducioso visto che comunque ok, la qualità della grafica rispetto ai computer più pompati o una PlayStation 4 Pro non è perfetta. Ma già credo si sia impostato in automatico in base alle impostazioni del PC, quindi sono fiducioso. Che dire, capolavoro per ora. Magari se vado da qualche amico nei prossimi giorni cercheremo magari di andare un po' più veloci e vedere qualcosina in più. Voi lasciatemi qualche commento e ditemi cosa ne pensate di questa demo. Se avete dei ricordi legati al Resident Evil 2 originale,
E altro, io sì, tanti. E noi ci vediamo a questo punto, immagino, in febbraio con il Let's Play vero. Alla prossima.